Queste lezioni precedenti abbiamo più volte ragionato anche criticamente sul senso di incompiutezza e abbiamo deciso di chiudere con diciamo un salto temporale, ma non metodologico e tematico. Perché nel titolo Un rinascimento incompiuto ci sono evidentemente due parole. Non eh, di così eh, evidente significato, almeno dal, non un significato univoco. Ed entrambi questi concetti, cioè quello di rinascimento in incompiutezza, sono messi ancora una volta alla prova, dal punto di vista dello storico, dell'architettura e della città, dal contesto veneziano, dalla cultura veneziana e dalla tradizione veneziana. Già Manfredo Tafuri aveva intitolato un suo. Fondamentale libro Venezia e il Rinascimento. Proprio per dimostrare come per mettere alla prova, proprio come un esperimento di laboratorio, i due concetti storiografici di, di Rinascimento e la unicità, organicità, compiutezza storiografica della interpretazione di Venezia come contesto univoco. Noi sappiamo che Venezia è un contesto plurale da tanti punti di vista, eh, prima di tutto delle decisioni, le decisioni a Venezia vengono prese eh, nella maggior parte dei casi come esito <coughs> di una contrattazione a diversi livelli e lo stesso Rinascimento che è, una, eh, che è un concetto molto complesso, la, st la stessa storia del concetto di Rinascimento è molto complesso, viene messo alla prova da Venezia. Innanzitutto io penso che il titolo migliore sarebbe stato Un rinascimento diversamente compiuto, perché eh, quando si parla di... Io oggi parlerò di compiutezza da due punti di vista, eh, apparentemente molto diversi. Un punto di vista biografico, la, il fallimento di un progetto di una persona e un'incompiutezza dal punto di vista istituzionale. Il fallimento di un programma elaborato da un'istituzione. La persona è Andrea Palladio, l'istituzione è un tema a cui ho dedicato anni di ricerca e cioè il patriarcato di Venezia. A un certo punto eh, questi due programmi, di cui vedremo velocemente la genesi e eh, la prosecuzione, le vicende, a un certo punto per pochi mesi si incrociano. Cioè a un certo punto Palladio lavora per il patriarcato, ma due fallimenti generano un iperfallimento, per cui quello che Palladio era stato chiamato a realizzare per il patriarcato non è stato quasi per nulla compiuto, ma vedremo di cosa si tratta. Palladio, eh, lo sappiamo, ha Andrea Palladio ha, eh, non è veneziano, non è neanche vicentino. È un padovano, un lapicida padovano che trova fortuna a Vicenza, grazie al mecenatismo, al patronato di Gian Giorgio Trissino, che lo inventa, cioè inventa proprio la sua la figura di un architetto intellettuale eh, che eh, ispirandosi alla, a tutta quella tradizione di, eh, che, che nasce fondamentalmente con Leon Battista Alberti e che si ciba di tutto il dibattito su, su Vitruvio, il, il, la riflessione sul testo di Vitruvio, quindi il vitruvianesimo, arriva in un momento d'oro sia per Vicenza sia per la Repubblica Serenissima. Palladio eh, ha a disposizione, il giovane Palladio, il giovane Lapicida, ha a disposizione appunto un mecenate molto colto, con molte entrature, che gli permette di eh, fare diversi viaggi a Roma cosa per nulla scontata e a Roma di eh, vedere non solo e misurare non solo le rovine romane, ma anche di conoscere l'architettura che era stata realizzata eh, nei primi decenni del Cinquecento e soprattutto, soprattutto di entrare nel cantiere di San Pietro e di accedere a quello straordinario dossier di disegni eh, che si erano accumulati dalla dal, da Bramante in poi, quindi dal 1505 in poi, in questo fondo, forse no, sicuramente uno dei più importanti della storia dell'architettura, oggi in gran parte conservato al gabinetto disegni e stampe degli uffizi. Palladio quindi, eh, per Palladio Roma, è il punto di contatto fra l'architettura antica sotto forma di rovine, che lui incessantemente mette a confronto con il testo di Vitruvio e altri testi e la cultura del Rinascimento di Bramante e dei suoi allievi. E quindi eh, riversa tutta questa cultura in un straordinario progetto di costruzione di una architettura che vuole essere universale sotto la forma dell'Ars Combinatoria. Dobbiamo a grandi studiosi come Howard Burns, Guido Beltramini, James Ackerman, eccetera, di aver capito e di averci dimostrato che Palladio aspira nella sua architettura a considerare ognuno dei suoi edifici come una sorta di laboratorio, proprio come uno sperimentatore. Mette alla prova il linguaggio che sta progressivamente elaborando e soprattutto, oltre che il linguaggio, la sua, eh, una prassi progettuale. Ogni edificio, quindi si pone, in ogni edificio si pone un problema e propone una soluzione, fino ad arrivare ai quattro libri. I quattro libri, che vengono pubblicati molto tardi, eh, a una decina di anni dalla sua morte, i quattro libri sono una seconda architettura. Noi dobbiamo considerare, e mo vi mostrerò a un certo punto un disegno tratto dai quattro libri, da una parte abbiamo, abbiamo l'architettura costruita, dall'altra quella... Eh, pubblicata sotto forma di testi e incisioni. Nel mezzo cosa ci sta? Ci stanno tantissime altre cose. Ci sta per esempio un corpus di disegni eh, a mano di, eh, di Palladio di enorme interesse, un giacimento di idee praticamente inesauribile. Eh, e ci stanno contatti, eh, reti di interessi che gli permettono a un certo punto della sua carriera di tentare il grande salto, cioè di passare da Vicenza a Venezia e qui iniziano dolori. Perché una, volta, una cosa è essersi costruito una solidissima base di, di eh, contatti con committenti che non solo gli fanno costruire le ville e i palazzi ma anche eh, un'importantissima opera l'opera della sua vita fondamentalmente quella che gli darà da mangiare eh, mensilmente cioè la, eh, la, costru la costruzione delle logge della Basilica della Ragione è, pr è proprio l'opera della sua vita un'altra cosa è fare il salto cioè approfittare, questo è il suo tentativo dei contatti che ha preso con la nobiltà veneziana per costruirgli le sue, le, le ville in terraferma per andare nella capitale e nella capitale tentare fondamentalmente di diventare architetto di Stato, proponendo in questo modo il suo, la sua mode, il suo modello di architetto intellettuale che conosce le ragioni dell'architettura perché ha, accesso, ha avuto accesso, grazie ai suoi amici intellettuali e al patronato di Gian Giorgio Trissino, alle fonti eh, dirette dell'architettura romana, cioè Le rovine e Vitruvio. Ma si è, anche si è anche dissetato, diciamo così, della, di tutto il dibattito che si è sviluppato a Roma attorno al baricentro, sempre attivo del cantiere di San Pietro. Allora, entra a Roma, ah, quando, come inizia l'avventura veneziana? Inizia con il tentativo di diventare proto dei eh, magistrati al sal. Voi sapete che esistevano, ne abbiamo già parlato, due. Eh, ogni magistratura aveva, eh, godeva di una serie di tecnici, molte delle magistrature veneziane avevano anche un proto, quindi un tecnico costruttore, diciamo così non architetto, un tecnico costruttore, rilevatore, eccetera. I magistrati al SAL e i procuratori di San Marco, soprattutto i procuratori di San Marco de Supra, alle dipendenze di queste due magistrature c'era un proto, che fondamentalmente si occupava delle più importanti fabbriche della città. Il proto di San Marco, dei procuratori di San Marco di supra si occupava di tutti gli edifici pertinenti all'area marciana, ma soprattutto a quelle centinaia e centinaia di edifici residenziali che erano giunti in eredità attraverso lasciti testamentari ai procuratori di San Marco. Eh, e che quindi andavano manutenuti. Non solo manutenuti, ma spesso anche ricostruiti. Il magistrato al Sall, invece, il proto dei magistrati Al Sall invece aveva la, eh, la responsabilità di gran parte di gran parte degli altri principali edifici pubblici, compreso Palazzo Ducale, compreso tutta l'area di Rialto. In questo momento siamo all'inizio degli anni 50. Eh, Jacopo Sansovino è proto dei procuratori di San Marco e è morto da qualche tempo eh, eh, Antonio Abbondi detto lo Scarpagnino, che è un importante proto dei magistrati al Sal ed è a lui che si deve la ricostruzione di Rialto, ma sono tutte cose molto risapute. Nel momento in cui Valladio. Eh, Uh, tenta il grande salto che fallisce miseramente e vedremo perché fallisce miseramente: perché è un progetto, in, un progetto di vita e professionale incompiuto. Uh, L'area di, di Rialto era stata in gran parte già ricostruita dopo l'incendio del 1514 e si era aperto il lunghissimo pluridecennale dibattito sulla ricostruzione del ponte di Rialto. È in questo contesto che Palladio per convincere i suoi quelli che lui avrebbe voluto, forse i suoi committenti, cioè i magistrati al Sal, propone un progetto di ricostruzione del ponte di Rialto. Ponte di Rialto che lo vediamo qui, questo celeverimo eh, dettaglio, dettaglio della veduta di Jacopo De Barbari, era ancora così: cioè un ponte in legno, eh, in parte mobile, che serviva a collegare l'area di rialto con le mercerie, quindi eh, con San Marco. Cosa propone? Eh, Allabio. Un progetto che era chiaramente realizzabile perché era un progetto che, con, eh, che eh, riguardava un ponte a cinque campate e collegato a due piazze, uno dalla parte di Rialto e uno dalla parte di San Bartolomeo. Vedete qui la sovrapposizione di un disegno in pianta, lo vedete in alto, eccolo qua. Vedete la sovrapposizione del progetto di Palladio allo stato attuale. Eh, innanzitutto Palladio aveva pensato di ruotare il, il ponte per poter avere delle migliori soluzioni dal punto di vista fondazionale, ma soprattutto aveva pensato di demolire, di demolire eh, una quantità stratosferica di immobili. A destra e a sinistra, fra l'altro la maggior parte dei quali appena ricostruiti. E sto parlando del fondaco dei tedeschi, dalla parte di eh, dalla, de, 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 de tutta l'area accanto a fondaco dei tedeschi, lo vedete qua. Eh, e riusciva a salvare per poco il, la, la chiesa di San Bartolomeo e poi tutta l'area di rialto, una, una buona parte dell'area di rialto, cioè le drapperie, le fabbriche, le fabbriche vecchie, le cosiddette fabbriche vecchie che erano state appena ricostruite da Antonio Abondi lo Scarpagnino. Perché questo? Perché l'idea era quella di proporre a Venezia due fori all'antica, cioè due, due non campi, ma vere e proprie piazze, probabilmente polifunzionali, che riprendevano in realtà un progetto che già a suo tempo era stato sonoramente eh, licenziato. Che era stato proposto da Fragio Condo nel momento in cui c'era stato il dibattito sulla ricostruzione di rialto, e Fragio Condo aveva proposto di ricostruire l'area eh, di rialto dopo l'incendio, non seguendo esattamente la disposizione viaria di e le fondazioni e quindi le proprietà, la lottizzazione preesistente, cosa che ovviamente aveva fatto, avrebbe fatto poi Antonio Bondi lo scarpagnino, ma di costruire una vera e propria, un vero e proprio foro all'antica dalla parte diciamo, di Rialto, quindi dalla parte di San Giacometto. Primo fallimento e secondo fallimento. Fallimento di, eh, di, eh, di eh, Palladio che non solo non riuscirà mai a costruire una roba del genere, ma non riuscirà mai neanche a diventare proto di Stato. Perché non riesce a farlo? Innanzitutto perché proponeva una figura di architetto intellettuale che era completamente alieno al contesto tradizionale di Venezia. In questo senso è incompiuto il suo, il suo, il suo programma professionale. Eh, a Venezia quello che funzionava ancora era un mercato, mercato dell'edilizia legato profondamente alla tradizione, banalmente perché il, eh, gli edifici a Venezia devono il più possibile riutilizzare le fondazioni preesistenti e quindi dal punto di vista planimetrico poco cambia e se ci sono dei grandi cambiamenti avvengono in casi veramente eccezionali e in cantieri molto costosi. Dall'altra c'era l'idea di un ponte, così a, a, a tante campate, che era del tutto inadeguato alla funzione di un ponte che doveva far passare sotto le sue arcate delle navi. Certo direte voi, già era in atto, se non alla fine, quel processo di residenzializzazione del Canal Grande. Il Canal Grande stava progressivamente perdendo il suo carattere di porto canale e stava diventando sempre di più il luogo delle grandi residenze nobiliari, d'accordo. Ma era proprio contro l'idea veneziana di Ponte, una, il, il, la tradizione veneziana dei ponti una soluzione di questo genere. E invece era perfettamente congruente con cosa? Con la. L'architettura all'antica, un ponte a cinque campate con un tempietto, con un oggetto, con, una, con due portici a destra e a sinistra che attraverso la loro forma di pronai eh, eh, rievocavano la forma del tempio antico. Mai sarebbe stato possibile a metà del Cinquecento una roba del genere nel centro non solo. Eh, commerciale, ma uno dei centri simbolici della città di Venezia. Non contento, eccolo qua, qui si vede un po' meglio questa sovrapposizione del tutto incongrua, quasi programmaticamente destinata al fallimento. Io non penso che Palladio avesse mai pensato che una cosa del genere si sarebbe potuta realizzare, ma è come se Palladio attraverso questo progetto delineasse un futuro alternativo per Venezia. Un futuro alternativo dove l'architettura all'antica che era già arrivata a Venezia e nel centro strategico di Venezia, cioè Piazza San Marco, era già arrivata con Jacopo Sansovino, a sua volta esito di, una, di un programma politico di Andrea Gritti. Quindi, non è che Venezia è contro l'architettura all'antica, ma è contro una logica urbana di questo tipo. Non contento, Palladio disegna un altro progetto. Questo sì, eh, questo sì, pensato secondo me soltanto per la pubblicazione, perché questo è un progetto realizzato probabilmente qualche tempo dopo e pubblicato sotto forma di incisione nei quattro libri. Ed è un progetto che non sappiamo se prevedeva, probabilmente no, se non l'avrebbe disegnato, i due fori a sinistra e a destra, ma sicuramente riprende l'idea di un ponte monumentale, molto simile ai ponti di Roma, ma anche al ponte di, di Tiberio a, eh, a Rimini, eh, con questi piloni eh, molto massicci, eh, i, eh, queste tre campate che ricordano in qualche modo un arco trionfale, un, un, un grandioso pronao in mezzeria, le, le, eh, i due corpi di fabbrica a sinistra e a destra, che diciamo, eh, sono occupati da delle, eh, delle botteghe, ma duplicati. Quindi abbiamo ben quattro, anzi, quattro corpi di fabbrica di botteghe eh, che clonano, eh, moltiplicano gli spazi che si potevano sottoporre eh, all'affitto. Ed è un, oltre a questo però abbiamo anche altri due corpi di fabbrica sui due estremi, lo vedete, altri due piccoli tempietti, chiamiamoli così, che funzionano da accesso monumentale a questo, a, questo eh, a questo grandioso progetto. E la natura, come dire, eh, eterogenea di questo progetto rispetto a Venezia è colta perfettamente qualche secolo dopo da Antonio Canaletto quando in questo eh, dipinto oggi conservato a Parma delinea un capriccio con edifici palladiani. È una sorta, lo vedete, di eh, catalogo, di antologia di edifici palladiani. Riconosciamo la loggia di Vicenza, riconosciamo il palazzo Chiericati e in mezzo a questo, diciamo, questo landscape, in questo paesaggio palladiano, a un certo punto appare questo progetto non realizzato. In questo modo, come dire, eh, irrealizzato ma perfettamente contestualizzato, lo vedete che qua qui, si vedono eh, un edificio che potrebbe assomigliare in qualche modo, non è uguale, ma potrebbe assomigliare a, agli edifici di rialto eh, costruiti da Antonio Bondi. Eh, e qua queste casette, questa quinta di casette ricorda chiaramente un contesto... Eh, un contesto veneziano ma quello che eh, qui canaletto delinea è eh, la, as, il carattere astratto del progetto di palladio eh, un carattere astratto che fa parte appunto di una sorta di paesaggio mentale che palladio eh, secondo canaletto avrebbe delineato attraverso i progetti realizzati e non realizzati e quindi qui abbiamo un paesaggio dove c'è un fallimento il, il progetto non realizzato accanto a edifici invece realizzati, quindi un incompiuto in mezzo a tanti compiuti. Ora sappiamo come è andata a finire: sappiamo che è andata a finire che il ponte viene costruito. È una storia complessa che non vi sto qui a raccontare. Il ponte è stato costruito, non è che non si voleva costruire, si voleva e come costruire, ma l'esito. Scusate, il, 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 il manufatto che viene costruito fra fine 5 e inizio 600 da Antonio da Ponte è, è l'esito di un dibattito, cioè chi è che ha fatto questo progetto? Antonio da Ponte, ma neanche per idea. Antonio da Ponte non ha fatto nient'altro che delineare, che tradurre in architettura un programma politico, che in quanto programma politico veneziano è l'esito non di una forzatura. Non di una persona che prende la parola e impone agli altri la sua idea, ma è l'esito di una contrattazione. L'abilità dell'architetto starebbe, e questo l'aveva dimostrato molto bene di saperlo fare Jacopo Sansovino, di trasformare una situazione di committenza plurale e diciamo dialettica in buona architettura. Ora sfido chiunque a dire che questa è buona architettura. L'architettura del ponte di rialto. È estremamente funzionale, ma ci sono tantissime sgrammaticature, soprattutto nei dettagli, perché Antonio da Ponte non era un architetto che aveva visitato Roma, aveva disegnato, conosceva tutti i tipi di, di eh, dorico che esistono a Roma, sapeva distinguere il dorico del Teatro di Marcello da quello del Colosseo, eccetera, eccetera. È un ponte funzionale che ha nel, fra le sue funzioni quello di avere una grande monumentalità e di dimostrare la potenza. Di Venezia, e la ricchezza di Venezia. Allora, eh, quindi, mentre incompiuto è il programma di, di Palladio, perfettamente compiuto è il programma di costruzione del ponte. Ora, come vi dicevo, esiste un altro programma eh, che viene elaborato un, esattamente un secolo prima, si inizia a elaborare questo programma esattamente un secolo prima al tentativo di Palladio di arrivare a Venezia, che riguarda il patriarcato di Venezia. Il, patriarcato, il palazzo del patriarcato di Venezia era uno dei pochi palazzi che eh, esistevano che come tali erano chiamati a Venezia, come, come tali erano chiamati, cioè palazzo e non ca. Non solo perché è pubblico, ma perché ha un'importanza eh, simbolica di un certo spessore. E eh, in questi anni di ricerca mi sono accorto che il le varie fasi costruttive del Palazzo Patriarcale di Venezia, l'attuale ex Palazzo Patriarcale, sto parlando di San Pietro di Castello, e la lunga e complessa, interessantissima, difficile da studiare, fabbrica di Palazzo Ducale, in qualche momento si toccano e si parlano vicendevolmente. Eh, per lo stesso Palazzo Ducale eh, Palladio elaborerà molto probabilmente un progetto a cui si riferisce questo disegno, questo disegno conservato a Chesswork in, in Gran Bretagna, da alcuni è stato interpretato come, e io eh, sono d'accordo, come un'idea non tanto di ricostruzione di Palazzo Ducale dopo l'incendio del 1577, non un, un, un progetto di ricostruzione, ma la dimostrazione di come sarebbe dovuto essere una, un progetto un, il, il palazzo più importante di una capitale di uno Stato dell'importanza della Repubblica Serenissima. Non può essere letto come un progetto da, di cui costruire le fondazioni, iniziare a, a tirare sui muri, eccetera, eccetera. Quello che Palladio, se questo progetto è di Palladio, io mi inchino alla torrevolezza di eh, esperti palladiani. Se questo è un progetto non disegnato da Palladio, ma disegnato da un anonimo su un'idea un di Palladio, se questo è un progetto di Palladio, Palladio non aveva pensato di costruirlo. Non era mica così, così scemo. Mica avrebbe mai pensato che i, 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 eh, i, i membri del Senato avrebbero deciso da un momento all'altro di radere al suolo un, un edificio gravemente danneggiato, ma non eh, lesionato al punto da comprometterne definitivamente la stabilità, infatti poi è stato ricostruito mantenendo esattamente lo stesso involucro. Qui Palladio, come al solito, ragiona per manifesti programmatici. Così avrebbe dovuto, a, approfittando del fatto che lui riesce a entrare in cantiere, gli, gli chiedono di fare una perizia e lui enumera in questa interessantissima perizia tutti i problemi statici che eh, erano eh, esito de, de, dell'incendio, ecco che propone eh, un'idea un di palazzo ducale. Ma la cosa interessante è che da lì a pochi eh, decenni lo stesso palazzo patriarcale, sarà esito di una profonda ristrutturazione. E il Palazzo Patriarcale è uno dei pochi luoghi dove Palladio riuscirà sicuramente a elaborare dei progetti a Venezia e in parte anche a renderli realizzabili, cioè a realizzarli. Il, qui vedete segnati i principali interventi di Palladio nella città di Venezia. Notate subito che sono tutti fuori dal centro. Quindi, non solo non riuscirà mai a diventare architetto di Stato, cioè proto dei magistrati al Sale o proto di San Marco, ma addirittura dovrà diciamo, accontentarsi di eh, committenze non pubbliche, ma legate soprattutto a enti religiosi, controllati in quel, in quel momento lì da appartenenti alle famiglie che diciamo, lo proteggono, quella rete di famiglie che. Gli aveva eh, eh, dato l'opportunità di costruire ville in terraferma e che costituivano il plafond di committenza a, a che Palladio vorrebbe usare come trampolino per arrivare a Venezia. Sono famiglie in gran parte legate al mondo religioso, abati, priori, cardinali, eh, vescovi, eh, patriarchi di Aquileia, eccetera, eccetera, e soprattutto i fratelli Barbaro. Sono soprattutto i fratelli Barbaro che lo appoggiano fino all'ultimo dei suoi grandi progetti veneziani, cioè il Redentore. E vedete che le cose che lui riesce a costruire sono San Francesco, la facciata di San Francesco della Vigna, il monastero di San Giorgio Maggiore, il Redentore, una parte del convento della carità e poi un progetto per San Pietro di Castello. Ma il progetto di San Pietro di Castello rimarrà incompiuto. Per quanto riguarda invece il progetto della carità, forse è ancora più interessante, perché il progetto della carità riprende un programma, eh, siamo sui canonici lateranensi, e quindi una comunità di canonici, diciamo più o meno conventuale, i quali molto colti, eh, è una vicenda che è stata molto ben studiata, e che chiedono a Palladio la ricostruzione del complesso eh, canonicale preesistente. Palladio elabora un grandioso progetto, pensato per essere costruito, questo sì, lui sperava di poterlo costruire, e non era soltanto il progetto di, una, di un edificio canonicale a Venezia, ma era eh, più in generale il tentativo di costruire, come scrive lui stesso nei quattro libri, questa è una, è una tavola tratta dai quattro libri, di costruire, di costruire una domus antica, sotto forma di convento. Il, era un programma, non era il primo che diceva che i monasteri e i conventi sono in epoca moderna il corrispondente delle domus antiche, banalmente e immediatamente perché si organizzano attorno a un chiostro che è il peristilio della domus romana. Già Leon Battista Alberti, già Flavio Biondo avevano detto: guardate, architetti, se volete ri rielaborare la, la Domus antica, dovete, in epoca moderna, eh, il modo più eh, coerente è quello di proporre il modello della Domus antica per i, per i monasteri. E' quello che fa effettivamente Palladio e, come tale lo, pro lo propone, cioè un grande peristilio con un atrio associato a alla chiesa che è qua. Come vedete, io, vedete qui la scritta è al contrario perché, eh, chissà perché, ma viene pubblicato specchiato nella, nella, nei quattro libri. Insomma, in ogni modo, è, per farvelo vedere, questa è la, la, la parete della chiesa, la parete laterale della chiesa della carità e certo oggi non è così. Se voi oggi entrate alle gallerie dell'Accademia non è certo così. Perché se noi sovrapponiamo il progetto di Palladio all'attuale all complesso delle gallerie dell'Accademia, cioè a quello che rimane del Convento della Carità e della Scuola Grande della Carità, con il suo ospizio, vedete che soltanto una minima parte del progetto di Palladio viene realizzato, cioè tutto questo corpo di fabbrica, lo vedete, verso l'attuale Rio Terra. Un corpo di fabbrica che eh, ha avuto la sfortuna anche di essere in parte distrutto da un incendio nella prima metà del Seicento, però che rimarrà incompiuto. Allora, eh, Palladio, eh, diciamo, anche nel caso di committenze religiose, comunque deve subire l'inerzia del contesto veneziano. E' è interessante che uno dei pochissimi passaggi dei quattro libri in cui Palladio parla del contesto reale in cui cos è, 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 ha costruito, è progettato e costruito i suoi edifici. Uno dei pochi luoghi passaggi del testo in cui parla del contesto è proprio la carità. E ne parla, ne parla male perché dice, Questo è, io ho avuto una grande difficoltà nel inserire il mio progetto nel tessuto urbano, non dice tessuto urbano, però insomma per capirsi, nel tessuto urbano complicato e irregolare di Venezia. Quindi una, una battaglia continua fra il programma che lui voleva realizzare e l'inerzia della tradizione e delle consuetudini edilizie veneziane. L'altro fallimento, come vi dicevo, e quindi si parlano un po' a distanza questi edifici, è eh, quello che riguarda l'intervento di Palladio a San Pietro di Castello. San Pietro di Castello, lo sapete, fino al 1451 era semplicemente la sede di una delle diocesi della laguna, la diocesi di Castello che poi era diventata diocesi di Venezia. E tutte queste diocesi erano sottoposte all'autorità. De metropolitana del patriarca di grado il quale patriarca di grado però col cavolo che abitava a grado il patriarca di grado abitava nel palazzo eh, patriarcale vicino a san silvestro lo vediamo qui in, in jacopo de barbari e lo vediamo qui con la loggia delle benedizioni disegnato da carpaccio in questo celebre dipinto al centro di venezia quindi il patriarca di grado risiedeva da secoli a venezia quando eh, nel 1451 eh, Lorenzo Giustiniani riesce a convincere il Papa a trasformare, a fare il passaggio diciamo, dalla digni de della dignità metropolitana, cioè arcivescovo per capirsi, da Grado a Venezia e quindi di fondare il patriarcato di Venezia, deve decidere dove porre la sede di questo importantissimo, questa importantissima nuova istituzione che si pone che nasce in un momento strategico della storia veneziana. A questo abbiamo dedicato anche un convegno qualche anno fa. E ovvero sia nel momento in cui Venezia si è già avviata a diventare una potenza territoriale, una potenza con un territorio di terraferma, quindi una potenza importante che si propone come una potenza importante sullo scacchiere italiano, non solo mediterraneo, 1451. Quindi in questo contesto Lorenzo Giustiniani, il primo patriarca di Venezia, deve decidere, diventa strategica la decisione di dove, di dove porre la sede del patriarcato. Aveva la possibilità di costruire, di porre come sede del patriarcato uno dei pochi patriarcati d'Occidente in centro a Venezia, cosa decide di fare? Di spostarlo in quello che noi oggi consideriamo periferia ai margini della città, cioè nella isola di San Pietro di Castello, che marginale non era certo perché era non solo una delle più antiche e come tale era vista, considerata isola di Venezia, ma era anche eh, è in fronte alla bocca di Porto di San Nicolò del Lido, quindi all'ingresso di Venezia. E nel momento in cui eh, Lorenzo Giustiniani decide di spostare la sede del patriarcato lontano dal potere, dal, dal potere commerciale, dal centro commerciale e dal potere politico istituzionale di San Marco, il suo tentativo è quello di eh, costituire un nuovo polo di Venezia, un nuovo polo religioso, alimentando così quella competizione a distanza che c'è sempre stata fra la, chiesa, la Basilica di San Marco e la Chiesa romanica di San, di San Pietro di Castello, alimentando e cercando di costituire un nuovo polo completamente pertinente ai patriarchi. E la cosa interessante è che questo tentativo, che fallirà miseramente, che fallirà miseramente eh, si esplica attraverso... Una liturgia urbana molto precisa delle processioni, ma anche con la progressiva monumentalizzazione del centro di San Pietro di Castello. centro di San Pietro di Castello che nell'anno 1500 aveva già Jacopo De Barbari aveva già subito una prima fase di monumentalizzazione. Noi in, questo, in questa veduta riusciamo a riconoscere la vecchia chiesa, la Basilica Romanica a tre navate, il palazzo patriarcale. Con la scala esterna, oggi lo sapete, non c'è più. Con la scala esterna, a cui evidentemente, e abbiamo delle fonti, si ispira, è uno dei modelli per la scala dei giganti di, di, di Palazzo Ducale. E ancora c'è ancora, tutta una storia interessantissima. Qui non c'è il tempo di farlo sulla sala delle udienze dei patriarchi di Venezia, che recentemente insieme al collega Gabriele Matino abbiamo messo a confronto con la sala del Maggior Consiglio eh, di Palazzo Ducale. Quindi una competizione a distanza. Riusciamo a vedere anche il, il, il battistero, il vecchio battistero con la sua cupola e soprattutto vediamo il campanile che era stato in parte ricostruito da Mauro Codussi nella seconda metà del 400 come primo di questa, come prima fase di questo processo di monumentalizzazione del complesso patriarcale. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa chiesa, di cui abbiamo tutta una serie di fonti, questa è la facciata che io ho provato a ricostruire la chiesa romanica, eh, ho provato a ricostruire la sua forma era già di per sé una chiesa molto, ehm, eh, molto innovativa quando è stata costruita in epoca romanica, perché aveva dei caratteri molto poco tradizionali e molto, molto poco locali e legati invece a un romanico internazionale. Vedete, per esempio, questa alternanza di colonna e pilastro si rifà a tutta un'architettura diciamo, un romanica del nord Europa. E vedete che il presbiterio. Questo presbiterio, che sembra molto simile a quello di San Marco con l'iconostasi, con le statue e la croce su, queste, su queste colonne, questo colonnato sopraelevato sopra una cripta, eh, la, la, questa particolare conformazione del, del, dell'altar maggiore, a sua volta erano stati il modello per San Marco e questo lo dobbiamo agli studi di Paolo Modesti, ovvero sia c'è questo confronto a distanza. Fin da subito fra, fra San Marco e San Pietro di Castello. Una chiesa, non mi dilungo, questa è la mia ricostruzione, di cui rimangono alcuni lacerti di questa chiesa romanica all'interno dell'attuale chiesa che è stata ricostruita fra il 1619 e il 1630. Questa ricostru qui vediamo le, due, le uniche due che io sappia colonne rimaste. Della vecchia chiesa romanica incapsulate, diciamo così, monumental musealizzate all'interno della Cappella Lando. Certo era una chiesa che aveva anche altri modelli, eh, cioè che appartenevano a una famiglia di chiese abbastanza simile, per esempio Santo Stefano a Caorle, qui vedete una mia ricostruzione, qui vedete come doveva apparire più o meno il, il, il presbiterio, una chiesa affollata di altari. Ed una chiesa, qui vedete sempre una mia ricostruzione, inserita in un complesso patriarcale, lo vedete con una facciata. E qui volevo arrivare: con una, faccia, con una grande facciata in muratura che, aveva, che era diciamo, eh, rafforzata da questi archi ciechi con una conformazione, tanto per capirsi, molto simile all'attuale facciata di Santi Giovanni e Paolo. Eh, una similitudine che arriva fino all'uso che veniva fatto di queste arcate, perché sotto queste arcate noi sappiamo che c'erano dei sarcofagi, esattamente come nelle arcate della facciata di Santi Giovanni e Paolo. Allora, su questa, a partire dal, eh, da questa prima fase di ricostruzione del campanile, inizia tutta una fase di lavori che riguardano il, la chiesa, il palazzo patriarcale, che viene restaurato una prima volta nel 1508 sotto Antonio Contarini e poi praticamente ricostruito nel 1590. L'attuale palazzo, se ho capito bene, è in gran parte novecentesco, 8 novecentesco, perché è stato profondamente trasformato nel momento in cui è diventata caserma, ma diciamo, la sua forma e soprattutto il chiostro sono in gran parte eh, tardo-cinquecenteschi. Qui vedete alcune, alcune vedute del, di questo palazzo. Vedete la st lo stesso eh, eh, battistero che a un certo punto subisce una, eh, una sopraelevazione con la costruzione della scuola del Santissimo Sacramento e la demolizione della vecchia, della vecchia cupola battistero che a sua volta in queste fasi di ricostruzione di progressiva monumentalizzazione per trasformare una vecchia, una, un piccolo complesso romanico in un grandioso nella grandiosa sede del patriarcato di venezia lo stesso battistero muta forma cambia forma scusate, cambia funzione e sotto antonio contarini viene rifunzionalizzato come luogo di sepoltura dei patriarchi quindi vedete una, tutta una serie di eh, di trasformazione, qui mi fa piacere mostrarvi qualcosa che ancora è praticamente invisibile. Queste sono foto del, del, del tardo 800 in cui si mostra l'interno del, del battistero con bellissimi, questi bellissimi capitelli bizantini. La, eh, il, campanile, il campanile, realizzato da Mauro Codussi, per arrivare alla facciata, e qui volevo arrivare. L'attuale facciata di San Pietro di Castello lo vedete qui in una foto e in un rilievo eh, gentilmente concesso dallo UAV, la facciata è una facciata tardo-cinquecentesca, è lo stesso, lo stesso eh, patriarca Priuli che nel momento in cui eh, ridefinisce, riconfigura il palazzo, eh, costruisce anche la facciata. Ma la facciata che viene costruita, siamo a fine Cinquecento, quindi Palladio non c'entra nulla perché è già morto, è una facciata neopalladiana ispirata alle facciate che nel frattempo Palladio aveva costruito. Ma questa stessa facciata bisogna ricordare che era stata costruita non per l'attuale chiesa, non per l'attuale chiesa, ma era stata costruita per la chiesa romanica che era ancora in piedi. Non si può capire la forma, le dimensioni, le quote, la composizione il disegno generale di questa facciata se non, se non consideriamo che era stata pensata come facciata applicata a una chiesa romanica. Ok? E quindi questa è la mia ricostruzione di come doveva apparire fra, il 1500, fra la fine del 1500, diciamo così, e il 1630, cioè la fine del cantiere di ricostruzione della chiesa, la chiesa di San Pietro di Castello, cioè una chiesa romanica con una facciata monumentale che parla eh, il linguaggio dell'architettura all'antica. Ecco che cos'è questo programma che si sta faticosamente cercando di realizzare, la progressiva monumentalizzazione del complesso di San Pietro di Castello. Una, una situazione, direi, miracolosamente eh, fotografata da questo eh, dipinto di Giovanni Battista Arzenti, Conservato, che io sappia, cioè, in questo momento è al Correr, è in una sala che in questo momento eh, stanno restaurando. Eh, un, 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 un dipinto, una veduta dipinta, quindi non incisa, dipinta da Giovanni Battista Arzenti, che io ho potuto studiare insieme a Elena Svalduz, mettendola a confronto con un altro dipinto dello stesso Arzenti, realizzato più o meno negli stessi anni e conservato nella hall dell'hotel de Danieli ci sono questi due eccezionali dipinti okay? uno al Correr, uno al Danieli che fotografano la situazione di Venezia proprio in maniera molto realistica con edifici appena costruiti o in fase di costruzione diciamo nel terzo decennio del 600, non abbiamo una data ma ho cercato di datarla proprio a partire da questo dato cioè io so che Intorno al 1619 la situazione era questa. Abbiamo la chiesa di San Pietro di Castello con le, lo vedete, le navate romaniche, la facciata appena costruita e qui in fondo cosa abbiamo? Il presbiterio nuovo della nuova chiesa. E quindi vediamo la nuova chiesa che nel frattempo era stata iniziata a costruire, la chiesa attuale, che piano piano si mangiava la vecchia chiesa cominciando dal presbiterio. Fino ad arrivare a congiungersi alla, alla facciata realizzata intanto a fine Cinquecento. Una, un, una storia complicata, ma perché? Perché complicata era l'attuazione di questo programma di monumentalizzazione del complesso di San Pietro di Castello. L'esito è l'attuale chiesa che vedremo a breve. Cosa c'entra Palladio in tutto questo? C'entra perché qualche decennio prima, fra il 1558 e 1559, in questo progressivo eh, diciamo, tentativo di monumentalizzare San Pietro di Castello, il, eh, il patriarca Vincenzo Diedo chiama Palladio e gli affida la costruzione della facciata della chiesa romanica, della cattedrale romanica. Palladio ordina i conci di pietra, abbiamo un importantissimo... Eh, documento di acquisto di questi conci di pietra che descrivono questi conci, ma non abbiamo un disegno di Palladio, nonostante tutti i tentativi che sono stati fatti di riconoscere in alcuni disegni di Palladio, il progetto per San Pietro di Castello, io sono ragionevolmente sicuro che nessuno di questi disegni, almeno quelli che abbiamo attualmente, raffigurano il progetto graficamente, raffigurano graficamente il progetto per San Pietro di Castello. Però in base alla in base alla, eh, alla a una raffinatissima lettura di questo documento, Manfredo Tafuri aveva proposto una ricostruzione grafica del progetto di, eh, di eh, Palladio. Perché è raffinata? Innanzitutto perché è il tentativo, straordinario secondo me, di, di raffigurare graficamente dati testuali incrociandoli però con lo stato della fabbrica. Perché è importante lo stato della fabbrica? Perché l'attuale facciata sì, era stata costruita per lo stesso edificio per cui doveva costruirla Palladio cioè per la chiesa romanica, che oggi la facciata sia in una chiesa barocca, è un altro discorso, ma quella, che è, quella facciata costruita a fine Cinquecento era una, una facciata che si adattava alle quote della chiesa che gli stava alle spalle, l'abbiamo visto nella veduta di Arzenti. Quindi molto probabilmente Palladio avrebbe, aveva progettato, e l'aveva progettata perché arrivano i conci, arrivano i conci con, già scolpiti, quindi vuol dire che l'aveva progettata questa facciata e aveva dato indicazioni per la scultura di questi pezzi di, di, di pietra d'Istria, quindi abbiamo come fonte per ricostruire il progetto di Palladio l'attuale facciata, perché? Perché l'attuale facciata si adatta allo stesso edificio a cui doveva adattarsi la facciata di Palladio, spero che sia chiaro. In base a tutto questo eh, Manfredo Tafuri ha fatto una ricostruzione di questa facciata che però eh, a sua volta ha generato una tradizione storiografica, qualche anno fa eh, proprio nel, nel convegno organizzato eh, da me, da Michel Ocman e da Fabio Tonizzi nella serie Chiese di Venezia, Andrea Guerra ha proposto un progetto, un, un, una ricostruzione leggermente diversa della facciata di Palladio, con la parte centrale della facciata leggermente diciamo, avanzata rispetto al piano principale. Lo vediamo un po' meglio qua, lo vedete, per, per eh, Tafuri questa era la pianta della facciata di Palladio, per Andrea Guerra invece, secondo tutta una serie di ragionamenti, secondo me molto convincenti, eh, la parte centrale era avanzata. Perché vi mostro tutto questo? Perché l'incompiutezza del progetto di Palladio apre la ricerca, apre una strada di ricerca in cui non si tratta semplicemente di delineare come doveva essere questo edificio, ma di capire in che modo questo edificio, la facciata, era l'espressione di un programma che poi è fallito. E questa facciata è una delle tappe di questo fallimento. Guardiamolo un po' meglio questo progetto. La facciata di Palladio eh, era pensata con due ordini architettonici. Un ordine architettonico maggiore quello in verde, lo vedete con queste grandi semicolonne che corrispondevano alla navata centrale della chiesa romanica, e un ordine minore di lesene e non di semicolonne, lo vedete qua, in corrispondenza delle due ali laterali e cioè dell'altezza delle navate laterali. Questo sistema di facciata, che si chiama a ordini intersecanti e che risolve perfettamente il problema di adattare due ordini architettonici, ha una facciata che ha due livelli diversi, i due laterali più bassi e quello centrale più alto. Non è che se non venta Palladio il problema di come costruire una facciata usando gli ordini architettonici adattandolo a un impianto basilicale che ha quindi quote diverse, era già stato affrontato da Bramante a Roccaverano, da Baldassarre Peruzzi, nella Sagra di Carpi. Lo vedete lo stesso sistema di un ordine maggiore in corrispondenza della navata centrale e ordini minori in corrispondenza dei lati. Ma lo stesso Palladio aveva giocato moltissimo con quest'idea di un pronao, di un tempio antico utilizzato diciamo, per, eh, per edifici in questo, eh, come le ville, cioè residenziali. Perché vi parlo del pronao? Perché ognuno di questi due sistemi, quello verde e quello rosso, non sono altro che due pronai di templi, uno schiacciato sull'altro prendo un prono di un tempio, lo schiaccio, ok, e mi va a delineare la facciata di un impianto basilicale. Voi direte, ma scusa, ma non poteva eh, Palladio andare a vedere come avevano fatto gli antichi romani le, le, le facciate di, delle basiliche? Magari, non era rimasta nessuna facciata di basilica. Non esisteva nessuna rovina romana, nessuna rovina, nessun edificio in rovina, tranne in parte la Basilica Emilia, da cui gli architetti del Rinascimento potevano imparare come realizzare con gli ordini architettonici una facciata, una facciata di, eh, di impianto basilicale. È qui che si gioca il termine incompiutezza. È, è, è su queste anche su queste cose che io insieme a Paolo Placentino e Guido Zucconi abbiamo pensato al concetto di internazionalizzazione, cioè come ricerche internazionali come quella che avviene in tutta Italia fra, la metà del fra gli anni 70 del 400 fino alla metà del 500 eh, su come si fanno queste facciate, bisogna pensare a Leon Battista Alberti, Antonio da Sangallo, Bramante, Peruzzi, eccetera, arrivano a Venezia. Ma la cosa straordinaria la cosa straordinaria è che la, diciamo, la facciata a ordini intersecanti che avrà più successo in tutto il mondo viene costruita proprio a Venezia, proprio da Palladio, qualche anno dopo. Perché dal fallimento. Della facciata di San Pietro di Castello, che di cui probabilmente si costruiscono le fondazioni. Poi muore Vincenzo Diede, buonanotte, e finisce lì tutta l'avventura palladiana a San Pietro di Castello e quindi rimarrà la facciata romanica finché non viene costruita la, la facciata di tardo 500, che però non ricalca il progetto di Palladio se non in parte. Grazie a questo fallimento, Palladio potrà proporre una facciata molto simile a San Francesco della Vigna. Una facciata, ancora una volta ordini intersecanti, ordini maggiori e ordini minori, eccetera, eccetera. San Francesco della Vigna, ancora una volta una facciata applicata a un edificio preesistente, già costruito, l'edificio di Jacopo Sansovino. Palladio, costruttore di facciate? E intanto facciamo le facciate, d'accordo? Eh, intanto questo riesce a farlo, anche perché in entrambi i casi ha committenti importanti, qui ha la famiglia Grimani. Giovanni Grimani in particolar modo. E la cosa interessante è che a partire dal fallimento di San Pietro di Castello e invece il successo di San Francesco della Vigna si genera tutta una genealogia di facciate: sia palladiane come la Chiesa del Redentore, sia neopalladiane come la facciata di San Giorgio Maggiore e la stessa facciata nuova di San Pietro di Castello, che hanno avuto uno straordinario successo in tutto il mondo. Per questo io dico che è un, un rinascimento diversamente compiuto. Perché si com si diventa compiuto, cioè ha successo, e ha successo in quanto Palladio pensa a un prototipo che possa avere una valenza universale, che possa funzionare dal Polo Nord all'equatore, ovunque si costruisca. Infine. infine L'ultimo atto di questo programma a cui per pochi mesi partecipa anche Palladio, ovvero la ricostruzione della Chiesa. La ricostruzione della Chiesa che avviene fra il 1619 e il 1630 grazie al patriarca Tiepolo Giovanni Tiepolo. Una chiesa che riutilizza, lo vedete qua, questa è la facciata della Chiesa attuale e questa è la facciata della vecchia chiesa sovrapposta in grigio. Voi non sapete quanti mesi di lavoro mi sono serviti per cercare di capire l'esatto rapporto fra la chiesa romanica e quella attuale, e è grazie anche a delle indagini georadar che ho potuto fare grazie a dei colleghi di Padova, dell'Università di Padova, sul suolo, di, sul, sul pavimento della chiesa, andando a trovare dove, si, dove stava effettivamente la cripta, la cripta della chiesa romanica stava sotto l'attuale cupola, quindi. Eh, il, vedete in grigio l'area della, della chiesa nuova e in nero la chiesa romanica perché è importante questa sovrapposizione perché vedete che Gian Girolamo Grappiglia che è l'architetto che costruisce la nuova chiesa cerca di riutilizzare in gran parte le murature preesistenti svuotando la scatola muraria della chiesa romanica e costruendo all'interno di questa scatola muraria uno, una planimetria completamente diversa. Non sono più tre semplici navate che si concludono ognuno con un absidi abside minori, più piccole le navate laterali, un abside maggiore quella del presbiterio, ma è un impianto, come si, come si dice tecnicamente, a croce latina inscritta, ovvero sia con una navata maggiore, più alta delle navate laterali, che si incrocia con un transetto alto quanto la navata maggiore, e quindi lo vedete qui all'esterno, lo vedete la navata maggiore, è alta quanto il transetto. Nell'intersezione si genera il tamburo su cui si appoggia la cupola. Uno spazio molto più vasto della chiesa preesistente, semplicemente perché l'architetto può allungare, allungare il corpo di fabbrica in un'area fino ad all'ora libera. Non poteva allargarsi verso sud, ovviamente, perché c'era il, il, il palazzo patriarcale. Scusate. Eccolo qua. Non poteva allargarsi verso sud perché c'era il palazzo patriarcale, non poteva allargarsi verso nord perché bisognava conservare la cappella Land e quindi c'erano questi due vincoli. Non, non si poteva allargare la chiesa, non si poteva allungare verso ovest perché bisognava ri riutilizzare la facciata che era stata appena costruita. L'unico modo per ingrandirla era allargarla verso est, cioè costruire un grandioso, un grandioso eh, presbiterio. Quindi questa nuova chiesa che ha evidentemente un aspetto completamente diverso da quello romano, che è una chiesa neopalladiana, che si ispira chiaramente all'architettura del Redentore, ma soprattutto di San Giorgio Maggiore, che nel frattempo era stata compiuta, ma soprattutto quello che è importante è il presbiterio, perché nel presbiterio si conclude quel progetto di monumentalizzazione che era stato impo impostato da, da Lorenzo Giustiniani e si conclude nel modo meno fallimentare possibile. San Pietro di Castello non diventerà mai un polo religioso dal monumentale al pari di San Marco. Perderà la partita, d'accordo? E ancora oggi si discute molto di San Pietro di Castello. È periferico, è marginale, quale futuro per San Pietro di Castello? Ok? Esiste un genius loci che de determina secondo me anche il destino dei luoghi. Perché si conclude nel presbiterio il, eh, il, il programma di San Lorenzo Giustiniani? Perché nel frattempo i patriarchi di Venezia e il Senato veneziano erano riusciti finalmente, dopo più di due secoli, e siamo a fine 600, a, canonizz a far canonizzare Lorenzo Giustiniani, finalmente San Lorenzo Giustiniani, prima beato e poi santo, e diventa un santo di Stato co-patrono della città di Venezia. Perché era importante santificarlo? Perché Lorenzo Giustiniani non era soltanto un patriarca, cioè espressione formalmente della Santa Sede. Ma come, come sempre nella storia di Venezia il patriarca è eletto ovviamente dal Senato, non è determinato, non è deciso da, da Roma. Ma Lorenzo Giustiniani, e qui sì, c'è tutta una dialettica fra Santa Sede e, e, e Stato, che attraversa tutta la storia di Venezia. Ma Lorenzo Giustiniani era anche espressione di una delle più importanti famiglie e, an importanti e antiche famiglie nobiliari di Venezia, i Giustiniani. E la stessa cosa lo era Tiepolo, il patriarca Tiepolo. Quindi Lorenzo Giustiniani e Tiepolo, nelle loro due persone, incarnavano un tentativo di non di sintesi, ma di equilibrio fra il potere politico eh, statale e il potere ecclesiastico, è una sorta di equilibrio, quell'equilibrio che è sempre mancato a Palladio, è proprio la mancanza di questo equilibrio di cui ha patito Palladio, che invece si poneva come una sintesi. Nel momento in cui viene canonizzato Lorenzo Giustiniani, si decide che tutto il presbiterio è dedicato alla sua figura. E quindi l'altare viene costruito come altare reliquiario del corpo di Lorenzo Giustiniani, cosa che non era perfettamente in linea con i dettati del Concilio di Trento, che imponeva che l'altar maggiore fosse un altare eucaristico e non reliquiario. Comunque, questo è Venezia: l'altar maggiore diventa un grandioso scenografica costruzione attorno al corpo di Lorenzo Giustiniani. E tutto diciamo, il presbiterio viene decorato con storie di Lorenzo Giustiniani, sia sotto forma di teleri che sotto forma di affreschi. E tutto questo sistema si conclude con la gloria di Lorenzo Giustiniani. Ecco allora che si chiude il cerchio. E che si chiude con un diciamo con una eh, incompiutezza del fallimento. Quindi con una eh, programma non del, del tutto incompiuto ma che si gioca come al solito sull'equilibrio sull e, sul e sulla eh, eh, essendo questo equilibrio esito di una contrattazione di una dialettica si risolve sempre quando ci sono soluzioni creative, innovative. Vi sfido a trovare un presbiterio così nell'Italia in una cattedrale italiana del tardo 600 Grazie. Grazie Gianmario per questa bellissima lezione, ma mi corre l'obbligo di una precisazione per non confondere gli astanti rispetto a quello che avevo detto io. Io sconfitto come progettista Palladio, però una grande rivincita attraverso il palladianesimo ieri ho parlato di questo rilancio palladiano nel settecento che ha come protagonisti Temanza, Selva bertotti Scamozzi, quindi in questo caso c'è assolutamente una coerenza che anche se non poteva emergere immediatamente cioè già comincia con la ricostruzione secondo Palladio anche se un Palladio orecchiato questa è ripresa dei motivi palladiani Aggiungo che secondo me uno dei primi passaggi di questo palladianesimo è proprio la facciata di San Pietro di Castello e San Giorgio Maggiore, che poi viene ripreso appunto prima da Nigo Jones e poi ritorna a Venezia appunto come, come dicevi tu successivamente. Va bene. Se avete delle osservazioni qui c'è un microfono al tavolo domande, osservazioni e allora con questo si chiude il nostro, il nostro ciclo e vi ringraziamo a tutti per la vostra attenzione e la vostra partecipazione. Arrivederci.